Due nuovi voli si aggiungono all'offerta di rotte proposta dall'aeroporto d'Abruzzo. Grazie alla collaborazione con Air Valleggia, partner per il collegamento con lo scalo di Torino, da Pescara si potrà volare di linea verso Bucarest, Romania, e su volo charter direzione Mostar, in Bosnia. Nuove rotte a prezzi competitivi con partenza ogni lunedì e venerdì da aprile ad ottobre, che offrono un'occasione importante di sviluppo non solo turistico ma anche commerciale, avvicinando sensibilmente l'Est Europa all'Abruzzo, il cui sguardo per vocazione e opportunità è sempre più rivolto verso Oriente. L'aeroporto d'Abruzzo ha una vocazione naturale per quanto riguarda le rotte e le destinazioni per l'Europa dell'Est e nei limiti del possibile dovremmo utilizzare e sfruttare queste opportunità naturali che ha l'aeroporto d'Abruzzo. Per quanto riguarda Mostar e quindi la Bosnia, ovviamente noi abbiamo cercato di soddisfare una domanda di turismo religioso, ma non solo quella, per via della fiera dell'economia che si apre a Mostar a marzo e quindi l'Italia è il terzo partner commerciale, per via della vicinanza estrema che c'è fra l'Abruzzo e Mostar e quindi per via del basso costo del lavoro, ci sono una serie di condizioni per cui oltre al turismo religioso potremmo cercare di migliorare la vocazione anche commerciale ed economica e le opportunità che ci sono da questo punto di vista. Air Valleggia ha intenzione anche di incrementare non solo i voli su Pescara ma anche una base manutentiva? Sì, questo è uno dei progetti che noi abbiamo, riteniamo che in collaborazione con la SAG e l'aeroporto d'Abruzzo si possa utilizzare e aprire una base manutentiva che per noi è assolutamente strategica, proprio perché Air Valleggia opera in questo momento dal nord verso il sud Italia e quindi anche verso il sud Italia, quindi lavorare verso nella base in centro Italia è assolutamente strategico. Peraltro è una cosa che a noi sta particolarmente a cuore perché gran parte anche del nostro personale dipendente è proprio abruzzese. Le nuove partnership di Saga arricchiscono il patrimonio viaggiatori dell'aeroporto che nel mese di gennaio ha visto una crescita di 8.000 passeggeri rispetto al 2011, numeri che dovranno confermarsi anche nei prossimi mesi, condizioni atmosferiche permettendo. L'aeroporto d'Abruzzo ha chiuso per un mezza giornata e poi per una giornata. Tutti gli altri giorni ha garantito non solo i propri voli ma anche quelli di altri aeroporti e questo è stato possibile per veramente la buona volontà di uomini e donne della Saga che hanno lavorato, non sono tornati a casa, hanno lavorato anche la notte per consentire la mattina, già dai primi voli, che la pista non fosse ghiacciata, che fosse sgombra dalla neve